Senta Contigiani, lei ha cambiato ritmo, no? Sì. Ha abbracciato la lentezza, però il suo cervello corre ancora in maniera veloce, diciamoci la verità, almeno a livello di pensiero. E lei si è inventato un avvenimento importante, che è la giornata mondiale della lentezza. Allora, la prossima edizione si terrà a Milano dal 7 al 13 giugno. Ci spiega cosa accadrà? È un invito che facciamo a tutte le persone a ricordarsi almeno una volta all'anno di fermarsi, di prendersi o di perdersi nel tempo, di fare un qualche cosa che può essere un primo passo o semplicemente un qualche cosa che invece resta lì. È una vetrina di possibilità. E quindi sono tanti eventi che nascono in rete, le persone ci mandano dall'Italia quello che faranno in quella giornata, noi informiamo, si crea una rete, si crea una possibilità per chi volesse in qualche modo pensare di cambiare e di aderire a un movimento in cui si è in tanti. Quel giorno io, per esempio, siamo passati un po', siamo noti perché andavo in giro per strada a dare le multe alle persone che camminavano troppo velocemente. Le fermavo, le intervistavo e gli dicevo: Mandogori, come dice lei, Quando vai? dov'hai? Cioè, voglio dire, cercavo di fermarli un attimo e dirgli: scusi, c'è proprio bisogno che lei corra così in questo momento? E la gente tante volte si fermava e diceva: sì, guardi, ha ragione. Non... È che si fanno le cose, come dice il professore, come se fossimo degli automi. Noi sviluppiamo delle routine e continuiamo a starci dentro, non riusciamo a uscire da questo. Facciamo quello che fanno tutti.